Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura andiamo a vedere che cosa è accaduto ad Ortona. È stata aperta un'indagine sulla morte del 58enne deceduto per patologie cardiorespiratorie e poi successivamente trovato positivo al coronavirus a seguito dell'autopsia. L'esame è stato effettuato su richiesta del magistrato. Sono state attivate tutte le procedure di sicurezza per cercare di ricostruire i movimenti dell'uomo e tracciare i suoi possibili contatti più stretti. Nei test eseguiti la scorsa notte, intanto nel laboratorio chiaramente di riferimento regionale a Pescara, è emerso anche un altro caso di Covid-19. Si tratta di un 35enne di Pescara che ha riferito di aver avuto contatti con un altro caso risultato positivo e asintomatico e per questa ragione non è stato ricoverato, ma posto in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL. Ma noi torniamo ad Ortona e andiamo a vedere che cosa è successo nel servizio di Giuseppe Dintino. Prima vittima in Abruzzo positiva al coronavirus. Si tratta di un uomo di 58 anni, titolare di un bar di Ortona. L'uomo è deceduto in seguito a problemi cardiorespiratori, ma il caso è sembrato sospetto. Così, a seguito di una denuncia dei familiari della vittima, è stata aperta un'inchiesta e il giudice ha disposto l'autopsia. Risultato, l'uomo aveva contratto il coronavirus. I carabinieri e l'ASL di Chieti stanno tracciando in questo momento i movimenti del 58enne, al fine di identificare le persone con cui è entrato in contatto e a cui avrebbe potuto trasmettere il virus. Al momento della crisi cardiorespiratoria, i primi sul posto sono stati gli operatori del 118 di Francavilla al Mare. Nessuno immaginava che si trattasse di Covid-19 e quindi i sanitari non disponevano degli indumenti anticontagio. Di conseguenza, nelle prossime ore l'ASL di Chieti potrebbe decidere di chiudere il 118 francavillese in via precauzionale. Beh, se il 118 venisse chiuso, sicuramente la ASL provvederebbe a integrare, a sostituire gli operatori. Comunque, una cosa, anche i medici si ammalano, questo dobbiamo farne conto: infermieri, medici sono i più esposti tra l'altro a queste cose, quindi dovranno usare sempre più precauzioni per impedire il collasso. A Ortona invece, in seguito al decesso, il sindaco Leo Castiglione questa mattina ha partecipato a una riunione d'emergenza con dei rappresentanti dell'azienda sanitaria. Già nei giorni scorsi il primo cittadino aveva disposto un'ordinanza volta a limitare gli assembramenti pubblici, ma dopo il primo caso accertato di coronavirus nel comune in provincia di Chieti, il sindaco ha deciso di estendere l'ordinanza per tutelare la salute pubblica. Si ribadiscono i divieti già in atto e mi riferisco alla chiusura del museo, alla chiusura della biblioteca, degli impianti sportivi, ma si aggiungerà anche il divieto di accesso al pubblico, agli uffici comunali, che però resteranno aperti per soddisfare le richieste dei cittadini attraverso mail e telefono. A questo si aggiungerà anche la chiusura del mercato coperto e la sospensione del mercato settimanale. Quest'ordinanza avrà la durata di 15 giorni. A Francavilla intanto mercoledì è tornato un uomo dalla Puglia, dove aveva partecipato ai funerali del padre di 74 anni. Dopo le esequie del 74enne si è scoperto che questo era positivo al coronavirus, così come positivi stanno risultando in queste ore molti di coloro che hanno partecipato ai funerali. Il figlio, rientrato nella provincia di Chieti, però è risultato negativo al tampone, ma si è comunque posto in autoisolamento domiciliare preventivo. È normale che ci siano, che si verifichino queste situazioni, non è giustificato il panico, però l'attenzione non deve scendere perché dobbiamo tentare di contenere questo virus per impedire appunto che il nostro servizio sanitario possa andare in frantumi. E a proposito di eventuale panico, che invitiamo a non avere chiaramente e a non lasciarsi prendere dalle emozioni in questo momento di emergenza, un invito a non recarsi al pronto soccorso arriva proprio dalla ASL Lanciano Vastochieti. Alla luce della massiccia affluenza, scrive l'ASL, che si sta registrando in queste ore nei pronto soccorso degli ospedali provinciali. Le persone che hanno avuto un contatto con un contagiato devono solo in via precauzionale informare il proprio medico di medicina generale e comunicare allo stesso l'eventuale comparsa dei sintomi, ricorda l'ASL in una nota. Resta sempre a disposizione il numero verde 800 860 146, al quale rispondono dei medici che forniscono informazioni e consigli da seguire.
gli stessi operatori in presenza di sintomi gravi, continua la ASL, riferiranno al 118 per l'eventuale invio di un equipaggio a domicilio per il trasferimento del paziente in ospedale. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Il presidente della Regione Abruzzo e i suoi più stretti collaboratori sono in autoisolamento da questa mattina a seguito della scoperta della positività del governatore del Lazio e segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Il presidente Marsilio si sottoporrà a tampone nella giornata di martedì perché al momento non ha alcun sintomo influenzale. Vediamo il servizio. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, da questa mattina è in isolamento volontario domiciliare in via precauzionale perché martedì scorso ha incontrato a Roma il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, risultato positivo al Covid-19 e già in isolamento domiciliare. L'incontro è avvenuto alla Camera dei Deputati, alla presenza anche del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli e dell'amministratore delegato di Ferrovie Italiane Gentile. Appresa la notizia della positività del presidente Zingaretti, Marsilio ha immediatamente chiamato i sanitari, seguendo il protocollo previsto, descrivendo loro la circostanza del contatto ravvicinato in occasione della firma del protocollo d'intesa sulla velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara. Sabato, domenica, lunedì resterò in casa, seguiremo telefonicamente e telematicamente tutto il lavoro da fare. Martedì mattina si può fare il tampone perché prima di 7-8 giorni dal contatto, diciamo, ritenuto potenzialmente contagioso, non avrebbe, diciamo, l'esito di un tampone non sarebbe significativo dal punto di vista clinico. Oltre a lei, teme che potrebbe essere a rischio anche qualcun altro della sua squadra? Con i più stretti collaboratori, con i quali in questi giorni stiamo avendo ore e ore di contatti, riunioni, viaggi in macchina, è chiaro che la possibilità del rischio c'è. Con gli ultimi due casi il numero dei contagi da coronavirus in Abruzzo è salito a quota 11, di cui 7 già confermati dal risultato delle controanalisi dell'Istituto Superiore di Sanità e dello Spallanzani. In totale sono stati 133 i test eseguiti a Pescara, di cui 102 i negativi e 16 che sono attualmente in corso. Il caso di Ortona viene inserito tra i positivi, ma non tra i decessi per Covid-19, in quanto non è ancora stato stabilito il nesso causale tra la morte e il contagio. Sì, peraltro abbiamo scoperto che aveva il coronavirus dopo che era deceduto, quindi non ha seguito, diciamo, non era stato ricoverato a causa di coronavirus e poi deceduto a seguito di complicanze, diciamo, una persona deceduta, c'è stato il sospetto per una serie magari di indizi che potesse avere anche questa malattia. È stata fatta l'autopsia che ha comunque rilevato che il coronavirus c'è. Il problema è che questa persona, se aveva sviluppato la contagiosità, diciamo così, del suo stato, se questo fosse accaduto in giorni in cui era in servizio presso la propria attività, è un barista, che avesse nel frattempo contagiato familiari che hanno altre attività, insomma è un luogo, purtroppo l'attività che svolgeva questa persona e i suoi familiari sono attività che mettono in contatto con centinaia di persone. Può darmi un giudizio, a suo avviso, dell'operato delle ASL abruzzesi finora sulla gestione dell'emergenza? Se dovessimo ragionare sulla base dei numeri e dare voti, non potremmo che dare la lode. Non possiamo sperare di fermarci a 10 casi e a una morte peraltro scoperta, diciamo, a posteriori, sarebbe troppo bello. A proposito dei posti letto in terapia intensiva, le faccio un'ultima domanda. Abbiamo letto una sua intervista sulla stampa in cui lei dichiarava che l'Abruzzo è pronto anche ad accogliere e offrire sostegno alle regioni maggiormente colpite, è così? Non possiamo pensare che se in Lombardia o in Veneto la gente muore per strada perché non ci sono più posti letto e in altre regioni ci sono posti disponibili, lasciamo morire la gente perché non le ospitiamo negli altri nosocomi disponibili. Quindi è inevitabile che sia così.
E noi adesso cambiamo argomento, ma purtroppo dobbiamo dare un'altra cattiva notizia di cronaca. È stato trovato senza vita attorno alle ore 15:30 il corpo di Pasqualino Deusebio, 49enne residente a Silvi, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dopo che i colleghi di lavoro a caso Lidiatri non l'avevano visto rientrare in azienda successivamente alla pausa pranzo. E la famiglia dunque si era rivolta ai carabinieri. La denuncia era arrivata anche questa mattina a noi del TG6 che l'avevamo rilanciata nella edizione delle 14. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto è stata impegnata nelle ricerche che si sono concentrate nella zona di Colle Cretone, dove sempre ieri era stata rinvenuta la panda bianca dell'uomo. Alle ricerche hanno partecipato anche due unità cinofile dei vigili del fuoco di Teramo e l'elicottero Drago 52 del nucleo dei vigili del fuoco di Pescara. Il corpo privo di vita è stato rinvenuto nelle vicinanze della sponda nord del fossato Cerrano, in una zona di fitta vegetazione. Cambiamo argomento, andiamo a Montesilvano. Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale ma anche esponente del Movimento 5 Stelle, è tornato a denunciare, assieme al suo partito, le condizioni precarie del distretto sanitario di base di Montesilvano. Il servizio. Questo è il distretto sanitario di base di Montesilvano. Per l'ennesima volta siamo venuti questa mattina con il nostro deputato Andrea Colletti, consiglieri comunali Straccini e Ballarini, per denunciare una situazione, io dico, emergenziale. Perché questo distretto intanto è fuori norma, ci sono stanze piccolissime, anguste, dove gli operatori sono costretti ad entrare in contatto con il pubblico, dove ci sono fili dappertutto, fili volanti, addirittura alcuni operatori ci raccontano che il controsoffitto in alcuni tratti è rotto e si sentono i topi andare a camminare sul controsoffitto, quindi voi potete immaginare, a maggior ragione con questa emergenza degli ultimi giorni, qui la mattina entrano e sono costretti a stare insieme dalle 80 alle 90 persone al CUP a fare prenotazioni vicini vicini senza rispettare distanze di sicurezza, perché è impossibile rispettare le distanze di sicurezza. C'è la sala prelievi anche lì con un corridoio molto piccolo e anche lì si ammassano queste persone vicini. Quindi noi riteniamo che la situazione sia arrivata a un livello scandaloso, perché ricordiamolo, c'è un distretto sanitario nuovo inaugurato un anno fa a Montesilvano, sempre in via di Vittorio, hanno trasferito solamente il consultorio, tutti gli altri ambulatori e altri servizi sono rimasti qui, quindi noi ci chiediamo perché si continua a pagare ancora un affitto mensile al vecchio distretto quando c'è un distretto nuovo a Montesilvano e potrebbe essere tranquillamente utilizzato. L'abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo, la Regione Abruzzo ci risponde vedremo, faremo. Addirittura ieri abbiamo scoperto dal giornale che stanno arrivando i soldi per fare il sistema di incendio, per mettere in sicurezza il sistema di incendio del nuovo distretto. Un'altra domanda nasce spontanea: e com'è possibile? Un anno fa hanno inaugurato il nuovo distretto senza sistema antincendio. Quindi sono tutte domande alle quali purtroppo non abbiamo risposto. Sicuramente è arrivato il momento di non aspettare un giorno in più. L'amministrazione regionale, la Regione Abruzzo che governa la sanità, deve provvedere a spostare tutti i servizi al nuovo distretto e a dismettere questa struttura fuori norma. Risparmiamo l'affitto e garantiamo la sicurezza degli operatori e soprattutto degli utenti. Ancora politica, andiamo a Lanciano. Due gruppi di maggioranza e altri due di minoranza hanno presentato distinte mozioni contrarie all'ampliamento della discarica di Cerratina, un casus belli che rischia di porre fine in maniera anticipata alla consiliatura del sindaco Mario Pupillo. Tra i firmatari della mozione, infatti, c'è anche il vice sindaco di Pupillo, Giacinto Verna. Il servizio. Si discuterà solo del bilancio di previsione al prossimo Consiglio Comunale di Lanciano convocato per il 13 marzo, ma è la questione ampliamento della discarica di Cerratina a tenere banco. La maggioranza si spacca tra tensioni accumulate e recenti comunicati stampa che confluiscono in una mozione a firma di due gruppi. Primo firmatario è Piero Cotellessa di Insieme a Sinistra, l'altro gruppo è quello del vice sindaco Giacinto Verna di Progetto Lanciano, con le firme di Arturo Di Corinto,
Roberto, Gabriele Paolucci, Paolo Azzulli e Michele Ucci. Tutti contro il progetto di Ecolan che vede la discarica consortile di Lanciano aumentare la volumetria di più di 1 milione di metri cubi. Siamo agli sgoccioli oggi, dichiara da mesi il presidente della SPA pubblica, ammirata come esempio di sana gestione. Sono rimasti poco più di 300.000 metri cubi, sufficienti appena per altri 4 anni, ha ripetuto più volte Massimo Ranieri agli amministratori locali, invitati per un sopralluogo a Cerratina a gennaio scorso. Ma i due gruppi di maggioranza, come anche la minoranza che ha firmato Libertà in Azione e Forza Italia con un'altra mozione contro l'ampliamento, non vogliono sentir ragione. La discarica deve servire solo Lanciano e il comprensorio, con i comuni che realizzano un'altissima quota di raccolta differenziata. Basta dunque ai rifiuti extra consortili. Un caso bollente alla vigilia del voto che attende i cittadini lancianesi alle urne nel 2021 per la scadenza naturale del secondo mandato. Un casus belli, si può anche dire, che rischia di far precipitare l'amministrazione di Mario Pupillo anzitempo. La mozione sulla discarica slitta insieme ad altre mozioni al Consiglio Comunale successivo. Occhi puntati adesso sul bilancio il 13 marzo. Si annuncia una seduta a fiume. A Teramo adesso pronte le assegnazioni di 50 case dell'ATER per gli sfollati del sisma, altre 28 invece saranno assegnate con un secondo bando da programmare. Vediamo il servizio. È stato completato l'iter per l'assegnazione delle prime 50 unità abitative dell'ATER agli sfollati del sisma del centro Italia a Teramo. Il comune capoluogo e l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale hanno stilato la graduatoria, riuscendo ad andare incontro nel 76% dei casi alla prima scelta fatta dalle famiglie nel modulo con cui hanno richiesto l'alloggio popolare. Con la comunicazione ufficiale siamo partiti con la riattivazione del procedimento tutelando i 53 assegnatari del primo bando, che avevano fatto affidamento ovviamente sul primo bando, e siamo riusciti a chiudere questa procedura con 50 assegnazioni, perché in due casi c'è stata la rinuncia e comunque con la permanenza del CAS, e in un caso purtroppo c'è stata una perdita dei requisiti, ma anche in questo caso la famiglia manterrà ovviamente il contributo di autonoma sistemazione, quindi nessun pregiudizio. Il dato importante è che comunque abbiamo rispettato nella gran parte dei casi, pari al 78%, il rispetto della prima preferenza espressa sull'alloggio, 12% sulla seconda e il 6% sulla terza. Solo in due casi su 50 c'è stata un'assegnazione d'ufficio, ma perché c'era una domanda parzialmente completa sul fatto delle preferenze. Il secondo bando per l'assegnazione di altre 28 unità verrà predisposto entro la metà di marzo. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di calcio, della Serie B e dunque del Pescara. Continua a perdere pezzi il Delfino in vista del match di domani sera contro la capolista Benevento. Busellato non ha smaltito l'influenza e ieri si è fermato anche Bocic. Gli infortuni complicano in maniera pesante i piani della squadra di Le Grottaglie, chiamata ad una vera e propria impresa se vorrà fare punti contro una squadra che sta ammazzando il campionato, ma che proprio all'andata all'Adriatico Cornacchia ha subito l'unica sconfitta. Il match si disputerà ovviamente a porte chiuse per il decreto anti-coronavirus. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Mission impossible per il Pescara, che domani sera cercherà di strappare un risultato utile in casa del Benevento. Una mission che sembra impossible un po' per le tante assenze che continuano a falcidiare l'organico bianco-azzurro, un po' perché i numeri degli stregoni fanno impressione. 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi ed una sconfitta. In casa 11 vittorie e 3 pareggi. Entella, Pisa e Salernitana le uniche indenni in terra sannita. Più 19 sulla seconda, più 20 sulla terza. Insomma, si attende solo la matematica per il ritorno in Serie A. Il Pescara può fregiarsi del merito di essere l'unica squadra ad aver battuto l'11 di Filippo Inzaghi con un punteggio pesante, un 4-0 rifilato all'Adriatico Cornacchia, che resta il momento più alto della gestione Zauri a fine ottobre, la partita in cui il tecnico di Pescina varò per la prima volta il 4-3-2-1. Purtroppo questo Pescara è indebolito rispetto a quello che schiantò il Benevento in autunno, e quel risultato è una ulteriore motivazione di vendetta per gli stregoni. Come detto, Pescara rimane
danneggiato. Non recuperano né Zappa né Busellato. Quest'ultimo non ha smaltito l'attacco influenzale Prespezia e ieri si è fermato anche Bocic per un problema al tendine. Oltre ai noti lungodegenti mancheranno anche gli squalificati Drudi e Palmiero. L'unico rientro è quello di Bettella. Così in difesa si rivedrà Campagnaro a distanza di oltre 3 mesi, l'ultima presenza dell'argentino contro la Cremonese. Con lui in difesa Bettella e l'ex Scognamiglio. Crecco e Masciangelo gli esterni, interni Memusciai, Bruno e Melegoni a sostegno dell'azione di Maniero e Galano. Bojinov, Clemenza, il baby Pavone pronti a dare manforte dalla panchina con il bulgaro che cercherà di mettere altri minuti nelle gambe. In casa Benevento nulla da fare per Antei, Teio e Gianfi che non recuperano dai rispettivi infortuni. Letizia sarà squalificato, al suo posto probabile Maggio a comporre la linea di difesa con Volta, Caldirola e Barba. In mediana Viola avrà i suoi fianchi Schiattarella e Detemai. In attacco non mancano le alternative a Inzaghi che potrebbe cambiare in toto il tridente. Sau, Moncini e Insigne, mentre a Perugia avevano giocato in prota Coda e Kragl. Circa i precedenti, il Vigorito è stata terra di conquista per il Pescara nel biennio di Ivo Iaconi in Serie C con vittorie 0-3, Fanesi, Palladini e Artico, e 1-3, doppietta di Bellè, reti di Bonfanti e Di Nardo. Sempre in C finì 2-2 col Pescara di Galderisi rimontato dopo essere stato avanti 0-2 con le reti di Cardinale e Simon, cui risposero Castaldo e Di Piazza. Nello scorso campionato l'unico precedente in Serie B con anche l'unica vittoria degli Stregoni, 2-1, le firme di Coda, Mancuso e Volta. Direzione di gara affidata a Rapuano di Rimini, per i biancazzurri 3 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta con il fischietto romagnolo. In questa stagione sconfitta a Salerno 3-1 e recente vittoria sul Cosenza 2-1. Benevento mai diretto in questo campionato ma imbattuto con Rapuano in campo, 2 vittorie e 3 pareggi. Come sta la squadra? Non posso dire che è un momento felicissimo, è un momento difficile, è un momento dove abbiamo 13 giocatori indisponibili e quindi siamo in un momento di emergenza. Non mi è mai capitato, dico la verità, di avere tutti questi giocatori indisponibili anche quando giocavo, ma è successo e quindi dobbiamo trovare le soluzioni a questo problema. Purtroppo siamo molto rimaneggiati ancora una volta, ma al di là di quello, quei 15-16 giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento daranno il massimo e daranno anche qualcosa in più per poter fare una buona gara a Benevento e soprattutto fare meglio di Spezia. Ecco, quello è l'obiettivo. Loro cercheranno di vincere come noi cercheremo di fare una bella partita e di vincere. Il calcio è così, loro hanno perso un'unica partita e questo può essere anche il lato positivo. Magari è una squadra che quando vede il Pescara soffre e quindi speriamo di fare la stessa partita dell'andata, anche se, ripeto, le condizioni non sono uguali, però può succedere di tutto, può succedere che il Pescara faccia un'altra grande partita contro il Benevento e io ci spero tantissimo. Beh, in base alle caratteristiche che abbiamo stiamo cercando di trovare l'assetto migliore, sicuramente non andiamo a essere spavaldi o sprovveduti, nel senso comunque è una partita che sappiamo che loro cercheranno di dominare il gioco e noi dobbiamo essere attenti e bravi a sfruttare quelle poche occasioni che loro concederanno. Ci sarà un ambiente diverso, un ambiente nuovo per tutti, quindi giocare a porte chiuse potrebbe anche influenzare un po' la condizione psicofisica dei giocatori, perché no? Si spera che noi possiamo averne vantaggi in questo, così siamo sgombri da ogni pressione, da ogni paura, da ogni ansia che a volte prende i giocatori quando si trovano in queste situazioni e quindi spero, ecco, che i miei ragazzi siano liberi mentalmente di esprimere quello che sanno fare. Lasciamo la Serie B, andiamo in Serie C con una notizia che riguarda la trasmissione in chiaro delle partite da oggi e fino al 3 di aprile. Le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. A renderlo noto è la Lega con il presidente Francesco Ghirelli e la Eleven Sports Italia, appunto, che hanno firmato un accordo che dà la possibilità
agli italiani di assistere gratuitamente in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C, tra cui anche il Teramo, di cui parleremo tra pochissimo. La RAI, che trasmette in diretta televisiva le partite della C del posticipo del lunedì sera, ha dato la sua piena disponibilità alla operazione. E adesso parliamo proprio del Teramo, gare dunque a porte chiuse anche per il Diavolo, che al Bonolis affronta la Virtus Francavilla. L'allenatore Di Mascio potrebbe proporre il trequartista, mentre Trocini conferma il 3-5-2. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Vigilia di campionato un po' particolare per il Teramo, che tra stadio e porte chiuse è un momento non proprio indimenticabile. Domani pomeriggio ospita la Virtus Francavilla al Bonolis. Per quanto riguarda gli assenti, oltre ai lungodegenti Lasic e Di Matteo, anche Viero e Minelli saranno out per la gara contro i pugliesi. Se per il centrocampista il forfè però era scontato, per la punta si pensava ad un recupero per questa gara, considerando l'assenza già al Marcello Torre di Pagani di domenica scorsa. Probabile che Di Mascio possa riproporre il modulo con il trequartista, e a questo punto c'è da capire chi tra Mungo, Favorito e Costa Ferreira andrà a prendersi quella zolla di campo alle spalle dei due attaccanti, che saranno Magnaghi e Bombaggi, anche nella considerazione di quanto il numero 19 abbia fatto fatica nel tridente. Per il momento dunque il sacrificato potrebbe essere quel K, che se a sorpresa però dovesse giocare da trequartista potrebbe far scalare Mungo indietro di qualche metro, esattamente nella posizione di playmaker nella quale Di Mascio lo ha provato in settimana. A quanto pare invece nessun dubbio dietro, con Cancellotti e Tentardini ai lati di Piacentini e Soprano. Nella Virtus Francavilla dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Marozzi, che come nelle previsioni dovrebbe affiancare l'argentino Vasquez in attacco, andando a sostituire lo squalificato Leonardo Perez. Un appiedato anche in difesa, che risentirà dell'assenza di Caporale, e allora Trocini inserisce Tiritiello in terza linea insieme a Delvino e Marino davanti a Poluzzi, che difenderà i pali della porta biancazzurra. Proprio su Delvino peraltro ci sarebbero gli occhi puntati della cadetteria. Il Venezia infatti avrebbe sondato il terreno per arrivare al difensore classe 1998 di proprietà della Virtus Francavilla, che la scorsa estate ha firmato un biennale con i biancazzurri. In mezzo il costruttore di gioco sarà l'ex Zenuni, con Risolo e Mastropietro interni di una mediana completata sugli esterni da Albertini da una parte e Nunzella dall'altra. Ma a sinistra è forte anche la candidatura di Gallo, che potrebbe essere preferito all'ultimo all'ex Virtus Lanciano. Atmosfera strana al Bonolis, gara senza pubblico e con accesso agli addetti ai lavori e alla stampa condizionato dalle disposizioni governative. Il Teramo non ha un match, ma un set point per i playoff. Vincere servirebbe per dare una spallata alle avversarie e sistemarsi nella parte di classifica che assicura la post-season. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Se volete trovate on demand i nostri servizi, come sempre sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Buon proseguimento con i nostri programmi.